Questa specie di funghi esplode quando tocca terra. Forse potrei riuscire a prenderli al volo. Sono nella camera di combustione di un cannone spaziale, un cannone puntato verso la Terra, l'ideale per il mio viaggio di ritorno. Devo piazzare qui gli esplosivi. Impossibile passare di là. Dei fumi ardenti mi bloccano la strada. Capisco le sue parole, ma non posso rispondergli. Le mie corde vocali sono incapaci di riprodurre le armonie serenite. Eppure devo trovare un modo per comunicare. Questa conca è piena di frutti tritati. Devo essere in una cucina ora. Ehi, chi mi canticchia nell'orecchio? La mia spia in carica che diventa la mia guida? Ma in fondo perché no? Ogni aiuto può servire. Capisco le sue parole, ma non posso... Questo insetto sembra conoscere molte cose.
A meno che non parli a Vanvera per mettermi fuori strada. Qui manca un pezzo. Qui manca un pezzo. Qui manca un pezzo. Thank you.
Richiedo una chiave di livello corrispondente ai miei meriti. Sua onnipresenza il Gran Lunare ti concederà qualche istante. Lui solo ha facoltà di concedere chiavi di livello superiore a uno. Quando sarai davanti a lui, cerca di comportarti come una creatura civile. Sua Maestà ha fatto palpitare gli ommatidi. L'etichetta esige che illuminiamo i nostri bulbi encefalici. Fai come me, terrestre. Svelto, fai come me o farai una figura da terribile maleducato. Ma è fisicamente impossibile per me. Prendi la chiave concessati dal Gran Lunare, ti aprirà molte possibilità. Ma non dimenticare che l'ignorante si mette in grave pericolo quando sperimenta oltre le sue capacità. Rompendo questo busto, ho trovato del sale celato in una cavità ricavata dietro il naso. Questa colla lunare è portentosa. Sembra una valvola di sicurezza. Thank you.
Il cibo che ho gettato nella conca si mischia a quello che vi si trovava già. Sono abbastanza contento della mia ultima aggiunta, ma mi chiedo come reagiranno i seleniti. Ne ho abbastanza.